Per la quarta edizione del Brescia Photo Festival, intitolata I Patrimoni, il Comune di Brescia e la Fondazione Brescia Musei hanno deciso di valorizzare la collezione di fotografie storiche dei musei civici, selezionando per questa mostra un oggetto straordinario, straordinario per le sue qualità tecniche, per il suo valore artistico e culturale e per la sua storia. Questa storia comincia nel 1871, quando il fotografo bresciano Giacomo Rossetti decide di avviare una campagna di documentazione, ancora una volta, del patrimonio architettonico della città, concentrandosi in particolare sul santuario di Santa Maria dei Miracoli e sul Palazzo della Loggia. Due anni dopo, nel 1873, Rossetti presenta all'esposizione di Vienna uno straordinario collage che restituisce l'aspetto della facciata dei Miracoli. Si tratta di un'opera straordinaria, un patrimonio immateriale della cultura bresciana che viene premiata con una medaglia al merito. La storia successiva di questo oggetto è piuttosto oscura. Sappiamo che nel 1903 il fotografo bresciano Isidoro Capitanio, che evidentemente ne era entrato in possesso, la offre in vendita ai musei civici, ma non sappiamo se effettivamente sia quello il momento in cui il collage entra nella collezione. Di fatto la sua storia ricomincia nel 1991, quando in preparazione dei lavori per il Museo di Santa Giulia viene avviata una campagna di indagine che poi culmina in un restauro e nell'esposizione all'interno della sezione dell'Età Veneta a documentare appunto la Chiesa dei Miracoli. Le particolarità tecniche e materiche di questo oggetto purtroppo si sono rivelate non compatibili con la sua esposizione permanente. Da qui la decisione di ritirarlo dalle sale e di sostituirlo con una riproduzione uno a uno che vedete alle mie spalle. E poi la necessità di procedere a un nuovo restauro, che è quello che presentiamo in questa esposizione e che è stato riconosciuto per il suo valore dal Ministero della Cultura, che l'ha premiato per il bando Strategia Fotografia nel 2020. Il restauro della gigantografia all'Albumina è stata anche l'occasione per riconsiderare la figura del fotografo Giacomo Rossetti e la sua produzione fotografica a Brescia, soprattutto rivolta al campo dell'architettura, grazie anche ai tanti documenti conservati presso l'archivio fotografico dei Civici Musei e non solo, oggi ampiamente valorizzati. Giacomo Rossetti si inserisce a Brescia nell'ambito fotografico ampliando il tema della ritrattistica, volgendola all'architettura, un po' come aveva auspicato già Zanardelli nel 1857. Come già ricordato, nel 1871 pubblica due repertori di ritratti fotografici di ornati e fregi del Palazzo Municipale di Brescia, la Loggia e della Chiesa di Santa Maria dei Miracoli, due delle emergenze architettoniche migliori, più caratterizzanti il Cinquecento bresciano. Se da un lato queste raccolte fotografiche dimostrano l'abilità raggiunta da Giacomo Rossetti nell'applicazione del metodo fotografico, dall'altro inseriscono Brescia nell'ampio dibattito sulla fotografia di secondo Ottocento e sul ruolo che la fotografia deve acquisire sia in ambito architettonico sia in ambito artistico. Le raccolte da un lato possono essere viste come strumento per gli artisti, perché rappresentano un repertorio, quindi una raccolta di modelli da cui artisti possano attingere. Dall'altro diventano indispensabile materiale didattico per istruire le nuove generazioni al disegno dell'ornato. Ma contemporaneamente le raccolte Rossetti possono essere viste come attestazione veritiera dello stato di fatto del patrimonio architettonico di Brescia. Perché? Perché attraverso l'uso della fotografia riusciamo ad individuare i dettagli chiaroscurali anche a livello scultoreo.
Pochi anni dopo la pubblicazione dei repertori fotografici, l'importanza e il valore raggiunto da Giacomo Rossetti verrà sottolineato dai meriti raggiunti in occasione dell'esposizione viennese del 1873 con appunto la gigantografia all'albumina. Seguiranno altri premi in occasione di altre esposizioni e ancora, a partire almeno dal 1878, si può attestare una collaborazione attiva con la prestigiosa rivista Illustrazione Italiana. Ci troviamo in uno dei laboratori di conservazione e restauro di Open Care Servizi per l'Arte a Milano e stiamo ultimando il restauro di questa grande opera fotografica di Giacomo Rossetti. L'opera è giunta in Open Care a causa delle condizioni estreme nelle quali versava. C'erano prima di tutto una serie di deformazioni della tela, quindi delle lacerazioni, sia delle albumine che della carta e anche tutta una serie di sollevamenti degli strati pittorici. In realtà questa fotografia era stata già sottoposta a vari interventi di manutenzione e di restauro. Il primo, dei quali si ha documentazione, ma da quello che ci dice la restauratrice che è intervenuta nel 1991, aveva già reperito una serie di collanti che erano stati utilizzati per realizzare dei consolidamenti, collanti di natura diversa, eterogenea, quindi collanti naturali come collette animali e collanti di sintesi come resine viniliche. Nel 91 il primo intervento di manutenzione straordinaria durante il quale vengono realizzati una serie di consolidamenti proprio dovuti ai sollevamenti che c'erano. E nel 96 invece direi un intervento di restauro addirittura radicale, durante il quale viene rimossa prima di tutto la vernice con la quale era stata verniciata l'opera, perché ritenuta estremamente scura a causa dell'ossidazione alla quale era andata incontro la resina naturale, quindi era diventato come un velo sulla superficie, viene rimossa con etanolo. Successivamente vengono realizzati una serie di consolidamenti e tutte le fotografie, tutte, vengono staccate dal supporto. Vengono staccate dal supporto perché si pensa che l'accoppiata di questi materiali non sia ideale ed è in effetti così, in quanto ci troviamo in presenza di tela, di carta, di albumina e di vernice, quindi dei materiali che hanno coefficiente di dilatazione completamente diverso e al variare delle condizioni igrotermiche, quindi di temperatura e umidità, hanno comportamenti diversi e non sempre gli strati riescono probabilmente a seguire quelli successivi. A causa di questo inconveniente, quindi, vengono staccate completamente le albumine e tuttavia vengono rimontate su una tela in cotone, materiale non così stabile, interponendo uno strato di carta bollorè. Nel 2002 segue un secondo intervento di manutenzione, evidentemente il restauro non era stato risolutivo, e nel 2017 un ulteriore condition report ci denuncia che l'opera è estremamente degradata con una serie di tagli, di sollevamenti e di deformazioni, come detto prima. Thank you.
Dalle indagini è emerso che sulla superficie vi era uno strato di gelatina animale che probabilmente era stato applicato durante il restauro del 1996. Questa gelatina era invecchiata nel tempo come tutti i materiali naturali, era diventata scura, vetrina e si stava distaccando dall'albumina. Ma l'albumina è uno strato sottilissimo e quindi, distaccandosi, portava con sé anche parte dell'immagine fotografica. Il grosso problema è stato quindi rimuovere questa gelatina che risultava essere un materiale assolutamente non idoneo per la protezione della superficie. Gran parte è stata tolta a secco, addirittura era talmente sollevata che bastava far saltare con il bisturi le scaglie. Dove c'erano gli strati invece più sottili e quindi la gelatina non si distaccava facilmente, abbiamo agito con delle soluzioni umide. Soluzione che di solito non si utilizza, non si ama utilizzare nel campo della fotografia, ma in questo caso erano assolutamente indispensabili. Anche perché comunque c'era stato un primo intervento di rimozione della resina che era stata realizzato con etanolo e quindi abbiamo comunque perseguito di nuovo, nuovamente, questa metodologia per via umida. La via umida è stata utilizzata non solo con dei tamponcini di ovatta appena imbibiti, ma anche con delle piccole piastrelle di un materiale che ci permette di apportare umidità e solventi su superfici che in realtà non le tollererebbero. Rimosso lo strato di gelatina, abbiamo quindi proceduto al consolidamento di tutti gli strati sollevati e distaccati. Le lacune sono state colmate con carta giapponese e si è quindi passati al ritocco pittorico che stiamo ultimando. I ritocchi vengono realizzati esclusivamente sugli reintegri materici, quindi non sull'albumina originale. A breve l'opera sarà in grado di affrontare in sicurezza il viaggio di ritorno a Brescia e tornare a splendere al Museo di Santa Giulia.